Andy Samberg. Andy Samberg, all'anagrafe David A. J. Samberg, Berkeley, 18 agosto 1978, è un comico, attore e doppiatore statunitense, membro della compagnia di comici del Lonely Island con cui gira degli sketch per il Saturday Night Live. Ha condotto i premi Emmy 2015 e i Golden Globe 2019 ed è noto soprattutto per il ruolo di Jake Peralta nella serie televisiva Brooklyn Nine-Nine. Biografia. Samberg nasce a Berkeley, in California, da una famiglia ebraica ashkenazita, figlio di Joe Samberg, un fotografo professionista, e di Marjorie Margie Merrow, un'insegnante di scuola elementare. Ha due sorelle, Johanna ed Eru. Benché cresciuto secondo i dettami dell'ebraismo, si considera una persona non particolarmente religiosa. Una sua cugina di terzo grado da parte di madre è la senatrice del Wisconsin Tammy Baldwin. In base a ciò che l'attore ebbe modo di scoprire in un episodio della serie televisiva Finding Your Roots, condotto dallo storico Henry Louis Gates Jr., nel 2019, i suoi nonni materni, lo psicologo del lavoro ed attivista per i diritti civili Alfred J. Merrow e la sua consorte, non sarebbero i veri genitori di sua madre Margie. I due, infatti, l'avrebbero adottata da una coppia di giovani amanti non sposati. I suoi veri genitori, Salvatore Maida, un immigrato italiano originario della Sicilia, giunto negli Stati Uniti nel 1925, ed Ellen Filisborn, un'ebrea tedesca, giuntavi invece come rifugiata nel 1938, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, conosciutisi a San Francisco. Samberg ha frequentato la scuola elementare con la sua collega di Brooklyn Nine-Nine Chelsea Peretti. Samberg ha scoperto la sua passione per il Saturday Night Live da bambino, quando guardava di nascosto il wrestling in televisione. Era ossessionato dallo show televisivo e la sua devozione per la stand-up comedy era frustrante per i suoi insegnanti che sentivano lo distraesse dai compiti scolastici. Samberg si è diplomato presso la Berkeley High School in California nel 1996, dove si interessò alla scrittura creativa dichiarando successivamente che le classi di scrittura erano le uniche nelle quali mettevo tutto il mio impegno. Quello era ciò che mi interessava e ciò che sono finito a fare. Ha successivamente frequentato la University of California di Santa Cruz per due anni prima di trasferirsi alla Tisch School of the Arts della New York University dove si è laureato nel 2000. Lo scrittore Murray Miller era il suo compagno di stanza. Carriera. Attore e produttore. Samberg ha iniziato principalmente nel cinema sperimentale. È diventato una star di YouTube ed internet creando i suoi video comici con i suoi due amici Akiva Schaffer e Jorma Taccone. Quando venne creato YouTube nel 2005, lo streaming dei loro video ottennero un ben più ampio pubblico grazie alla rete. Samberg venne notato dall'SNL in parte grazie al suo lavoro pubblicato sul sito teloneisland.com. La fama del sito li ha anche aiutati ad ottenere un agente ed infine essere assunti dall'SNL. Prima di unirsi al cast, Samberg era, e rimane, un membro della troupe comedy dei The Lonely Island insieme a Taccone e Schaffer. Il trio ha iniziato a scrivere per il Saturday Night Live nel 2005 ed ha lanciato il loro album di debutto, Incredibad, nel 2009. È anche apparso in molti film, pubblicità, video musicali ed ha presentato eventi speciali, come i MTV Movie Awards del 2009. Nel 2012 Samberg ha tenuto una lezione sul tenere discorsi all'Università di Harvard, ed è stato il protagonista di Indovina perché ti odio e Hotel Transylvania entrambi con Adam Sandler. Nel film d'animazione interpreta Jonathan, un ruolo ripreso nei successivi sequel Hotel Transylvania 2 e Hotel Transylvania 3, Una vacanza mostruosa. Nel settembre del 2012, Andy ha interpretato Cuckoo nella serie Cuckoo, nominata al BAFTA e tuttora interpreta il detective Jake Peralta nella sitcom Brooklyn Nine-Nine, andato in onda per la prima volta il 17 settembre 2013 e per la quale vinse Golden Globe Award for Best Actor, Television Series Musical or Comedy nel 2014. Samberg ha presentato i 67 Emmy Awards il 20 settembre del 2015,
durante il suo monologo di presentazione si è riferito all'allora candidato alla presidenza Donald Trump come un possibile razzista, dicendo allo studio ed alla televisione: "Beh, devo dire, certo, Donald Trump sembra razzista. Punto e vediamo, cos'altro?" Lui ha anche accusato il candidato alla presidenza Bernie Sanders di avere un aspetto trasandato, dicendo che sembra sempre essere arrivato da un volo in ritardo. Ragazzi, che confusione! Andy è nel video dei Slater Kinney No Cities to Love insieme ad altre celebrità quali Fred Armisen, Ellen Page e Norman Reedus. Il 16 maggio del 2016 al The Tonight Show starring Jimmy Fallon, Samberg e Lonely Island si sono esibiti nella loro hit del 2009 ai Monabot Saturday Night Live. Nel settembre del 2005, Samberg si unì al Saturday Night Live come attore protagonista con Schaffer e Taccone che lo seguono come staff alla scrittura dei testi. Nonostante le sue apparizioni live furono limitate nel suo primo anno, Samberg apparve in molti sketch preregistrati come parodie di pubblicità e vari altri segmenti. Il 17 dicembre del 2005, lui e Chris Parnell debuttarono con lo show Lazy Sunday al Digital Short, una canzone hip-hop cantata da due Manhattanite in cerca di vedere il film Le cronache di Narnia, Il leone, la strega e l'armadio. Il video divenne un fenomeno di internet e procurò a Samberg molta attenzione da parte dei media e del pubblico, come avvenne anche per Dikina Box, un duetto con Justin Timberlake che vinse un Creative Arts Emmy per l'eccezionale testo e melodia. Il video della sua collaborazione con T-Pain, I'm On A Boat, ha ottenuto oltre 56 milioni di visualizzazioni su YouTube ed ha debuttato in rete il 7 febbraio 2009. La canzone ha ottenuto una nomination ai Grammy Award. Un altro video, Motor Lover, anch'esso al fianco di Timberlake, è stato lanciato il 10 maggio del 2009 per celebrare la festa della mamma, ed è il sequel di Dikina Box. Fuori dai segmenti preregistrati, ha anche partecipato ad alcuni live ricorrenti come lo sketch Blizzard Man. Il 1 giugno del 2012, ha annunciato che avrebbe lasciato il SNL. È tornato allo show come ospite d'onore durante l'ultima puntata della 39esima stagione nel 2014. YouTube. Ha un canale YouTube dal titolo Telon Island, dove pubblica principalmente video musicali con Akiva Schaffer e Jorma Taccone. Vita privata. Samberg si è definito un superfan della cantante Joanna Newsom, che ha avuto modo di conoscere personalmente per la prima volta ad un suo concerto. Dopo 5 anni di fidanzamento, Samberg le chiese di sposarsi nel febbraio del 2013, e si sono sposati il 21 settembre del 2013 a Big Sur, California, con la co-star del Saturday Night Live Seth Meyers presente come testimone. I due hanno avuto una figlia. Nel marzo del 2014, Samberg e Newsom hanno acquistato la proprietà Moorcrest nel Beachwood Canyon vicino a Los Angeles. Possiedono anche una casa nel West Villa di Manhattan a New York. Filmografia. Attore. Cinema. Televisione. Premi e riconoscimenti. Doppiatori italiani. Da doppiatore è sostituito da. Discografia. Note. Altri progetti. Collegamenti esterni. Altri progetti.